La vita consacrata arricchisce la comunione ecclesiale e contribuisce alla missione della Chiesa in tutto il mondo. Papa Francesco al Congresso della Vita Religiosa. Preghiamo per il vostro cammino, così l'arcivescovo di Trani, Monsignor D'Ascenzo, in occasione della professione solenne di due sorelle di Santa Chiara del Monastero di San Luigi. A Bisceglie il direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello, in Italia buone pratiche a servizio degli anziani, il convegno sull'invecchiamento, sfida economica e sociale. A Molfetta un incontro per parlare di devianza e criminalità minorile, prevenzione e strategie di recupero. Da Ventimiglia Barletta in bici per ripulire le coste dai rifiuti. Leandro Olivieri ha incontrato le associazioni ambientaliste del territorio per ripulire insieme il molo dei pescatori. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. La castità non è una sterilità austera. A sostenerlo è Papa Francesco nel messaggio inviato ai partecipanti al congresso promosso dalla Conferenza dei Religiosi del Brasile. Sentiamo. La vita consacrata arricchisce la comunione ecclesiale e contribuisce alla missione della Chiesa in tutto il mondo. Lo scrive il Papa nel messaggio inviato ai partecipanti al Congresso della Vita Religiosa Consacrata, promosso dalla Conferenza dei Religiosi del Brasile. In molti luoghi del pianeta il primo annuncio del Vangelo ha il volto degli uomini e donne consacrati, che assumono con grande impegno e con la dedizione della propria vita il mandato del Signore, le parole di Francesco, secondo il quale il dono della vocazione deve essere custodito e coltivato ogni giorno affinché produca buoni frutti nella vita di religiosi e religiose. Per vivere bene la chiamata divina è necessario rimanere nel suo amore, attraverso il dialogo costante con Gesù nella preghiera quotidiana e la fedeltà ai voti che esprimono in modo così bello la nostra consacrazione, l'invito del Papa sulla scorta del tema del congresso. Poi aggiunge ancora il Pontefice: la povertà non è uno sforzo titanico, ma una libertà superiore. La castità non è una sterilità austera, ma la via per amare senza possedere. L'obbedienza, conclude, non è disciplina, ma la vittoria sulla nostra anarchia, nello stile di Gesù. Ieri nella concattedrale di Bisceglie la professione solenne di due sorelle di Santa Chiara del Monastero di San Luigi. Ascoltiamo le parole dell'arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie, Monsignor Leonardo D'Ascenzo. Preghiamo tutti per voi, perché a partire da oggi ci sia questa caratteristica nella vostra vita, quella della prontezza. E poi i voti solenni sono un cambio di passo, mettete una marcia diversa oggi, non è che siate state ferme fino ad ora. E soprattutto quando si ingrana una marcia diversa si cambia passo perché sia chiaro l'obiettivo. Così come Maria aveva chiaro il suo obiettivo, andava di fretta verso la cugina, verso Santa Elisabetta. E preghiamo perché l'obiettivo sia sempre chiaro nella vostra vita, tutti i giorni. E Maria andò in fretta camminando verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Certo voi camminerete dentro la vostra casa, lì, fuori, all'orto, insomma, però il vostro camminare non può che essere la preghiera, perché è attraverso la preghiera che voi raggiungete gli estremi confini della terra, raggiungete ogni persona, ogni situazione di vita, camminando con la preghiera. Ci spostiamo a Molfetta, dove si è tenuto un incontro per parlare di devianza e criminalità minorile, prevenzione e strategie di recupero. Il servizio.
Cercare di approfondire le cause che spingono i giovani ad adottare comportamenti inadeguati al contesto sociale, analizzando le modalità per contrastare la violenza. Non serve punire per educare, ma educare per non punire. È quanto emerso nell'aula magna del seminario vescovile di Molfetta durante l'incontro con Nicola Petruzzelli, direttore dell'Istituto Penale Minorile Fornelli di Bari, il capitano della Compagnia Carabinieri di Molfetta, Danilo Randolfi, e l'avvocato Angelo Gentile, referente per la Regione Puglia dell'Associazione Antigone. E i numeri vanno letti e ci dicono che purtroppo sta accadendo per la detenzione minorile quello che accade per la detenzione ordinaria, cioè si inizia a paventare all'orizzonte il problema del sovraffollamento. Infatti ci sono molti istituti che hanno una popolazione superiore rispetto ai posti disponibili, e questo non era mai successo negli istituti minorili, cosa che invece è all'ordine del giorno invece negli istituti di detenzione ordinaria. Questo è un problema, perché l'urgenza e l'impellenza è quella di togliere i ragazzi il più presto possibile dal circuito detentivo, perché se il circuito detentivo è un problema per il detenuto ordinario, figuriamoci per un ragazzo, per una personalità in formazione che ha bisogno del massimo dell'assistenza e del supporto per affrontare momenti di crisi, momenti di sbando che non possono essere risolti semplicemente con la detenzione. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Città dell'Uomo, presieduta da Onofrio Losito. Noi dedichiamo il mese di maggio solitamente alla tematica della legalità, e forti anche della partecipazione dello scorso anno, quest'anno al tema della legalità abbiamo voluto declinare il tema della devianza minorile. Anche perché Molfetta, diciamo, ha avuto in passato, ma anche recentemente, episodi in cui i protagonisti non sono stati altri che dei minori. Per cui abbiamo voluto invitare persone con le quali cercare di capire come è possibile intervenire, non soltanto in maniera repressiva, ma anche in maniera preventiva, con una forma di educazione. E questo è l'obiettivo di Città dell'Uomo, quella di rendere la cittadinanza partecipe di questo intervento per aiutare i più deboli, che in questo caso sono i minori. Si è svolta a Corato la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio giornalistico dedicato a Mario Colamartino, morto lo scorso anno. La cerimonia si è svolta a Palazzo Gioia tra ricordi e aneddoti legati al giornalista. Sentiamo. Una macchina fotografica per rendere eterno un istante. Scatti che hanno accompagnato una vita trascorsa a raccontare, svelare, informare. Mario Colamartino, il giornalista gentile morto nel settembre scorso, è stato ricordato a Corato, la città a cui era legato, con l'assegnazione di un premio a lui intitolato. Targhe che intendono essere anche un faro non solo per i vincitori, ma per la categoria giornalistica, affinché associ al lavoro quotidiano gli stessi valori che hanno caratterizzato la professionalità di Colamartino. Mario è il pioniere, insieme ai suoi coetanei, di quel giornalismo di prossimità, di quel giornalismo che poi è nato e si è sviluppato promuovendo anche quel pluralismo dell'informazione che fino al 1976 era appannaggio di pochi giornali e solo della RAI. E quindi con l'esplosione della TV privata, con l'esplosione anche dell'informazione locale, si è capito che i territori potevano specchiarsi, potevano migliorarsi da soli. La prima edizione del premio dedicato a Mario Colamartino è stata assegnata a 4 categorie: storie e inchieste, sport, valorizzazione del territorio e under 25. I premiati hanno saputo narrare nei loro lavori la bellezza della diversità, le tradizioni di luoghi storici e la competizione sportiva. La cerimonia di premiazione è stata l'occasione per emozionarsi, ricordando un collega, un amico di cui si avverte il peso dell'assenza. Voglio ricordarlo nell'ultimo incontro che abbiamo avuto. Ci siamo incontrati in uno studio televisivo e mi aveva promesso che ci saremmo incontrati e mi avrebbe ospitato in una delle sue trasmissioni. Non c'è stato il tempo, però è come se io a quella trasmissione avessi partecipato, forse lo sto facendo stasera. Il premio, che sarà a scadenza annuale, è anche un modo per fare proprio l'insegnamento lasciato da Colamartino. Un riconoscimento anche a Teledeon per un servizio dei nostri Alba Di Palo e Sebastiano Ursi per la storia che ha raccontato, i lavori del Centro Fratelli Tutti di Melpignano.
L'insegnamento più grande di papà è quello di non arrendersi mai, di non fermarsi mai ad ogni difficoltà, e lui l'ha dimostrato in questi 3 anni, da quando purtroppo abbiamo scoperto questo male. Lui però non si è mai arreso e ha lottato fino all'ultimo momento e ha coltivato fino all'ultimo momento quella che era la sua passione più grande, il giornalismo, scrivendo ovunque, scrivendo dalle stanze di ospedali, dal letto, di casa, e fotografando, perché voleva raccontare. Ha raccontato fino all'ultimo, ogni attimo della sua vita. Può capitare di aggiungere. A Trani un incontro per parlare di legalità e giustizia col magistrato Catello Maresca, organizzato dall'Associazione Unica, Unione Nazionale Italiana Antimafia. Sentiamo. Il racconto della cattura e dell'arresto del latitante Michele Zagaria, primula rossa del clan Casalesi, è scovato dal PM Maresca in un bunker sotterraneo nel suo paese a Casa La Penna. Il magistrato Catello, sotto scorta dal 2008 perché condannato a morte dalle organizzazioni criminali, racconta questo spaccato di vita nel suo libro Lo Stato vince sempre, presentato nell'auditorium di San Luigi a Trani, un evento promosso dall'Associazione Unica, Unione Nazionale Italiana Antimafia. Lo Stato vince sempre perché è un'istituzione, come tutte le istituzioni che rappresentano il territorio, rappresentano le forze dell'ordine, la cultura, l'istruzione, in ogni settore sono sacre e devono riacquistare quella sacralità anche nell'opinione pubblica, perché sono fatte di uomini e di donne che si sacrificano tutti i giorni per il bene comune. Detto questo, però, come tutti gli uomini e tutte le donne, ovviamente ci sono delle differenze, ci sono delle caratterizzazioni, per cui non vince tutti i momenti, tutte le ore e tutti i giorni, perché talvolta gli interpreti non riescono a raggiungere immediatamente gli obiettivi. Ma in assoluto lo Stato, le istituzioni vincono sempre. Durante l'incontro uno sguardo anche agli ultimi avvenimenti giudiziari in Puglia. Nell'abbatto mi sento dire che lo Stato sta vincendo, che la nostra battaglia quotidiana ha fatto sì che questa provincia, che io già conoscevo ma che avevo abbandonato per anni, ha avuto un'evoluzione positiva. Io credo che qui lo Stato sia presente, sia forte, e che cerca di essere sempre più presente, perché c'è fame di legalità. Non è un caso che manderanno qui in provincia altri 60 uomini della Polizia di Stato. Serve a rafforzare la presenza delle istituzioni in questo territorio, perché questo territorio sa sfruttare le istituzioni e il personale che viene messo a disposizione. E cambiamo argomento, l'amministrazione comunale di Andria ha dedicato 2 nuove strade a Monsignor Lanave e Monsignor Ruotolo, vescovi a servizio della città. Luca Ciciriello. A Monsignor Giuseppe Lanave, pastore della diocesi di Andria fino al 1988, e a Monsignor Riccardo Ruotolo, vescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo fino al 2004, nonché delegato speciale della Santa Sede per l'opera di Padre Pio, Casa Sollievo della Sofferenza. A loro l'amministrazione comunale di Andria ha dedicato 2 nuove strade. Che cosa significa dedicare queste vie a 2 pastori? Significa innanzitutto non far sparire la memoria, soprattutto per le nuove generazioni, e quindi trasmettere anche ciò che loro hanno rappresentato nel tempo e soprattutto per la nostra storia locale. Abbiamo voluto creare in questa zona, ecco, un punto di riferimento, perché ormai era isolato. E allora in quel momento, dopo la dedicazione di questa chiesa, ecco, l'idea fu di circondare questa chiesa con i nomi di 4 vescovi andriesi o che sono stati ad Andria. E allora abbiamo iniziato questo cammino, che oggi raggiunge già una 3ª tappa e la 4ª sarà la prossima. Quale messaggio lascia oggi la figura di Monsignor Ruotolo alla comunità? Ma prima di tutto avere sempre fiducia e speranza nel futuro, dando tutto ciò che è possibile con le proprie forze. Che cosa ha rappresentato Monsignor Lanave per la comunità di Andria? Innanzitutto un pastore attento e custode anche del suo popolo che gli è stato affidato, quindi come guida spirituale, ma anche c'è un aspetto che
voglio mettere in risalto è quella sua passione soprattutto per l'arte. È un po' l'arte che richiama la bellezza che richiama a Dio stesso. E lui si è posto sempre alla ricerca di, queste espressioni della bellezza dell'arte, proprio perché sentiva innato in lui questo desiderio di custodire un patrimonio che non andasse disperso. Tant'è vero che lui è stato un po' l'iniziatore, il promotore anche della costituzione del Museo Diocesano, che poi è stato realizzato ed è stato intitolato al nostro santo patrono San Riccardo. A Bisceglie un convegno per parlare di lotta alle patologie da cattiva alimentazione, prevenzione e rimedi. Ascoltiamo. Malattie gastrointestinali e obesità tra bulimia e anoressia sono solo alcune delle patologie legate alle cattive abitudini alimentari e stili di vita sbagliati. L'alimentazione è ciò che mangiamo, la nutrizione è esattamente quello che serve all'organismo per poter dare il meglio ed essere al meglio. Partendo da questa presa di coscienza e ponendo l'attenzione sui cibi poco salutari o una distribuzione inadeguata dei pasti, si potrebbe evitare l'insorgenza di queste ed altre malattie che portano anche alla morte. Non sappiamo più mangiare, ricorriamo sempre più al cibo spazzatura, al cibo fast food, perché non abbiamo tempo per preparare o ci affidiamo a sistemi di ristorazione poco ortodossi. E questo chiaramente comporta una perdita sia di qualità ma anche e soprattutto di componenti fondamentali della nostra dieta. Soprattutto trascuriamo le verdure, la frutta, i legumi e invece ci nutriamo sempre più di fritti, di cibo fast food tipo preparato in 4 minuti con ingredienti poco sani. E quindi tutto questo comporta, e chiaramente sarà evidente anche, diciamo, sono evidenti anche da studi che sono stati portati avanti e che dimostrano come la mortalità nel mondo per cattiva alimentazione è, diciamo, un problema allarmante. Questo è il tema affrontato durante il convegno organizzato da Rotary Club, sezione di Bisceglie, che ha visto la partecipazione di esperti nel settore. Lo stile di vita impone un certo tipo di alimentazione. È chiaro che una sana alimentazione, una sana nutrizione è la condizione necessaria e indispensabile per una condizione di buona salute. La relazione è anche il manifesto che noi abbiamo fatto, dove gli alimenti sono circoscritti da un fonendo, mette proprio in relazione la salute con l'alimentazione. E restiamo nell'argomento: aiutare i giovani a prevenire i disturbi alimentari nell'infanzia e nell'adolescenza e favorire un'alimentazione sana e equilibrata, aumentando le ore di educazione alimentare a scuola. È la proposta di Coldiretti Puglia. Ascoltiamo. Difendere la salute e garantire lo sviluppo sano dei bambini, aumentando le ore di educazione alimentare nelle scuole. È la proposta lanciata da Coldiretti in occasione della prima giornata mondiale dei bambini voluta da Papa Francesco, che ha visto anche l'associazione agricola tra i sostenitori. E proprio per aiutare i giovani a prevenire i disturbi alimentari nell'infanzia e nell'adolescenza e favorire un'alimentazione sana ed equilibrata, è stato avviato un progetto di raccolta fondi e comunicazione sociale dal titolo Il cibo è amico, promosso da Campagna Amica e Fondazione Bambino Gesù. L'obiettivo è la realizzazione e lo sviluppo del Centro per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare in età pediatrica. Inoltre, nelle scuole è già attiva anche l'educazione alla Campagna Amica, che ogni anno permette a 500.000 di bambini di apprendere i principi della sana alimentazione. A tal proposito, Coldiretti suggerisce di incrementare l'educazione alimentare nelle scuole, chiedendo il sostegno delle istituzioni per far crescere la consapevolezza nei ragazzi dell'importanza di consumare frutta fresca e di stagione. Tra gli aspetti positivi del consumo di frutta e verdura, oltre alla tutela della salute dei cittadini, c'è il sostegno del settore ortofrutticolo, il più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici e all'aumento dei costi di produzione legato alle tensioni internazionali.
A Bisceglie il convegno sul tema invecchiamento attivo, una sfida sociale, economica, sanitaria. Ascoltiamo l'intervista a Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana. Che cosa si intende per invecchiamento attivo e perché è una sfida dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale? Soprattutto sociale per noi di Caritas, che siamo chiamati ad animare le nostre comunità e a essere comunità includenti, una delle priorità è appunto l'inclusione degli anziani, che registriamo come una delle nuove povertà in Italia, nel nostro paese, e far sì che gli anziani continuino a sentirsi una risorsa per le nostre comunità, quindi non solo un peso, ma una risorsa che, di cui oggi la Chiesa, il nostro paese ha bisogno. Così come ci dice la parola di Dio, gli anziani hanno il dovere, l'impegno di tramandare ai giovani ciò che è importante, ciò che vale, e ai giovani è chiesto di mettersi in ascolto. Quindi offrire uno spazio, offrire un servizio che tiene i giovani insieme agli anziani, che tiene soprattutto gli anziani ancora attivi, per noi è fondamentale anche per prevenire alcune situazioni anche sanitarie in questo caso. Quali percorsi attivare o quali buone pratiche esistono in Italia promosse dalla Caritas? In tante realtà ci sono centri diurni per anziani, anziani che si ritrovano, che passano del tempo insieme, che si raccontano, ma che mettono a frutto anche le proprie competenze e i propri talenti, anziani che si mettono a servizio dei più piccoli, penso ad alcuni centri diurni che poi, dove gli anziani preparano il cibo per i piccoli, per i bambini che poi arrivano nel pomeriggio, anziani che aiutano i ragazzi nello studio, anziani che coltivano gli famosi orti sociali con i più giovani, quindi ci sono tante, tante belle esperienze che dicono la ricchezza di questo dialogo intergenerazionale. Da Ventimiglia a Barletta in bici per ripulire le coste dai rifiuti. Il 29enne Leandro Olivieri ha incontrato le associazioni ambientaliste del territorio per ripulire insieme il molo dei pescatori. Raccolti in totale 166 kg di rifiuti abbandonati. Ascoltiamo Antonella Filannino. Ha ripulito ad oggi 156 spiagge, le ha raggiunte in sella una bicicletta, quella della nonna prestata per il viaggio. In totale, pensate, ha raccolto circa 5.000 kg di rifiuti abbandonati. Leandro Olivieri, romano di 29 anni, è partito da Ventimiglia al confine con la Francia lo scorso 1 ottobre. Un vero e proprio giro d'Italia seguendo le nostre coste. Rientrerà a Trieste a giugno dopo aver percorso 8.000 km. Ha con sé pochissimi bagagli, d'altronde deve viaggiare leggero. Lo scorso 28 maggio è arrivato a Barletta per testimoniare che tutti possono fare la differenza per il nostro ambiente. Penso che abbiamo sporcato e distrutto il mondo un pezzo alla volta e insomma un pezzettino alla volta, quindi allo stesso modo lo possiamo, diciamo, ripulire e salvare. Se ognuno di noi quando va in spiaggia togliesse anche solo un pezzettino sarebbero tutte pulite, no? E quindi il messaggio è un po' questo, cercare di fare anche squadra però e poi il fatto che pulire le spiagge, in generale pulire è una cosa contagiosa, quindi si inizia magari spesso da soli, mi è capitato tante volte, e poi tante persone sconosciute che erano lì per caso si sono aggiunte, quindi ma a volte magari manca la scintilla, manca l'input, però tante persone hanno voglia di fare del bene, di ripulire le nostre città. Leandro è solo, soltanto in viaggio, perché in ogni tappa del suo percorso c'è sempre l'Onda Verde a fargli compagnia. A Barletta al suo fianco il gruppo cittadino Retake, Triplays e Barletta Sportiva. Insieme hanno ripulito il molo dei pescatori, a pochi passi dalla Lega Navale. Sono stati ritrovati rifiuti di ogni genere, dalle reti di pescatori a un pneumatico. In totale raccolti 166 kg di rifiuti. Giù agli scogli abbiamo trovato tutto ciò che è littering di giornate di movida di ragazzi, quindi tante bottiglie, tanto packaging di cibo da sporto, e quindi insomma la richiesta è quella di fare un po' più di attenzione, o almeno insomma chiediamo all'amministrazione di poter mettere qui dei cestini in modo che il gesto di lanciare la birra anche per divertimento possa essere limitato in qualche modo.
Arriva a Palo del Colle la mostra itinerante che celebra l'acqua e l'iconica fontanina in ghisa di Acquedotto Pugliese. L'allestimento è visitabile nel centro parrocchiale Santa Maria la Porta. I dettagli nel servizio. Una mostra itinerante per raccontare la storia dell'acqua. È arrivata a Palo del Colle la fontana racconta. Una grande esposizione di foto e non solo dedicata alla colonnina in ghisa che da oltre un secolo abita le piazze dei centri pugliesi, simbolo della conquista dell'acqua in una regione che da sempre lotta con la scarsità di risorse idriche. Un grande progetto di conservazione della memoria a firma Acquedotto Pugliese. Anche a Palo del Colle abbiamo raccontato cosa ha rappresentato per la Puglia questa grande opera idraulica che finalmente ha portato l'acqua ai pugliesi che non ce l'avevano. E quindi anche in questa occasione abbiamo raccontato e abbiamo solleticato l'attenzione dei più piccoli, delle scuole, che sono sempre i nostri visitatori più attenti rispetto alla sostenibilità, rispetto alla necessità di rispettare l'acqua bene comune, l'acqua bene preziosissimo. La mostra allestita al centro parrocchiale Santa Maria la Porta in piazza Santa Croce sarà visitabile sino al 28 maggio. Negli scatti, bambini alle fontane, piazze che si riempiono di allegria e di acqua che zampilla. Un inno all'acqua che è simbolo biblico di purezza e salvezza. Siamo veramente contenti di ospitare questa mostra sull'acqua che è l'elemento primordiale in fondo. Proprio la prima pagina della scrittura dice che la terra era avvolta dalle acque e l'opera di Dio è proprio quella di separare le acque inferiori dalle acque superiori, ma tutta la Sacra Scrittura e tutta la storia della salvezza è attraversata proprio da questo elemento naturale. Parliamo del battesimo di Gesù, parliamo anche del costato di Gesù dal quale uscì sangue d'acqua e poi anche il comando di Gesù: andate e battezzate tutte le genti. Credo che anche tutta la storia della salvezza è attraversata da questo elemento naturale che dobbiamo sempre più proteggere, custodire. E si chiude qui questa prima edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon proseguimento di giornata. A più tardi.